Due pietre d'inciampo, due storie di deportazione diverse tra loro, una politica, l'altra razziale, ma entrambe testimonianza di un periodo storico tra i più bui dell'età moderna. Viareggio ha voluto celebrare così il giorno della memoria con la posa delle due mattonelle dorate, ideate nel 1992 dall'artista tedesco Günter Demning per ricordare i nomi di chi venne deportato nei campi di concentramento nazisti. La prima pietra è stata intitolata a Jeanette Levy, Giannetta, ebrea che fu deportata ad Auschwitz ed è stata posizionata in piazza Viani, dove era solita incontrarsi con le amiche. La seconda di fronte al Gran Caffè Margherita per ricordare il giornalista Umberto Boni, detto Cravas, Frusta, pseudonimo con cui firmava i suoi articoli critici contro il regime, attività che gli costò l'incarcerazione e l'istradazione nel campo di Mauthausen. Un giorno della memoria che quest'anno ricorre in un momento storico particolarmente complicato, con la guerra in Medio Oriente che sta riproponendo scenari inquietanti. Veramente complicata. Noi siamo per la pace e ricordare è importante per portare avanti il discorso della pace. Ne risentiamo tutti, c'è questo spirito di antisemitismo che è venuto fuori che è veramente... fa rabbrividire, e come fanno rabbrividire i saluti fascisti nelle varie manifestazioni. Questo è un momento drammatico, io credo che sia un momento molto vicino ai primi anni, diciamo, del secolo scorso, diciamo alla metà del secolo scorso. Noi non possiamo accettare che ci siano queste guerre, da qualsiasi parte arrivano. Noi siamo per la pace e vogliamo continuare ad innalzare a Viareggio la bandiera della pace. La mattinata è proseguita con il convegno al Teatro Eden, alla presenza degli studenti degli istituti superiori di Viareggio.